Beh, tanto la situazione delle autostrade è quella che più ci preoccupa e ci preoccupa soprattutto l'assenza di ogni risposta da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. In questi giorni abbiamo ottenuto da Autostrade la gratuità del tratto Chiavari-Rapallo e da oggi la gratuità del tratto Masone-Ovada, perché sono le due zone dove le frane impediscono la viabilità primaria in modo totale. Ma il tema vero è che sulla Liguria in queste ore si sta addensando rispetto alle autostrade la tempesta perfetta. L'assenza ancora del Ponte Morandi, unita ai danni dell'emergenza maltempo dell'intero autunno, compresa la A6 e l'interruzione della A26. Le frane che hanno insistito anche su alcuni tratti della A10, quindi sulla litoranea, che bloccano ancora o fanno andare ad una corsia in gran parte del senso di marcia, in aggiunta ai cantieri che Autostrade dovrà necessariamente aprire e giustamente, come richiesto dalla Procura per la messa in sicurezza, ad esempio delle barriere antivento, ma tutte fatte nello stesso tempo, rischia di produrre in Liguria una paralisi totale. E lo dico oggi che il traffico pesante dei porti e fino verosimilmente al 6 di gennaio resterà molto molto limitato. Nel momento in cui dovessero ripartire gli usuali 4-5 mila tir che ogni giorno arrivano nella nostra Liguria per caricare e scaricare dal primo sistema portuale d'Italia, si rischia una vera e propria paralisi. Abbiamo chiesto più volte al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un piano straordinario, un tavolo di concertazione con gli enti locali, la possibilità di sedersi intorno al tavolo e che ognuno si assuma le proprie responsabilità. Non è possibile che si svolga in questa regione solamente un dialogo totalmente extra istituzionale, visto che regioni e comuni non hanno alcun potere sulla società Autostrade, si svolge un dialogo tra le istituzioni locali e società Autostrade o la Procura della Repubblica e società Autostrade, mentre dal Ponte Morandi, per quanto riguarda tutte le misure che andavano prese, siamo sostanzialmente all'anno zero.